giovani alcolici. Le sere di nebbia e inferno, con l'amico al dopo lavoro ferroviario in corso Italia a bere vino di scarsa qualità, per dimenticare ciò che neppure si era ancora vissuto. Due ragazzi in fuga tra quei vecchi ubriaconi lordi, già vinti, senza sapere neppure per che cosa si sarebbe potuto combattere. Era una tappa d'altre cinque o sei osterie per cui ci avvelenavamo, disposte a stella in una ignobile Vercelli, dove il passato marciva col futuro in una putrefazione calma, dove piccoli muri sembravano invalicabili montagne, e non sapevamo dove prendere il coraggio per andare, non sapevamo dove, a fare non sapevamo che cosa. No, non sembrava vita buona, ma altra fuga non c'era che il bicchiere. Sento una tenerezza indispettita, orfana persino del rimpianto, per quella vecchiaia vissuta a 16 anni. Sono contento di un po' di precaria gioventù trovata adesso, in ben più tarda età. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la strocco mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci baciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori. Ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da 1 euro al chilo. A un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa. Noi per mano, noi, tu, come puoi pensare che ci manchi qualcosa?